Ciao a tutti, l'anno scorso ho lanciato una sfida a 10 investitori, gli ho chiesto ti dono 10.000 euro, a fine anno, a fine 2023 andremo a vedere qual è stato il tuo risultato, se sei riuscito a battere il mercato. I 10 investitori che hanno partecipato hanno veramente raccolto risultati brillanti, risultati molto interessanti. Ben 6 su 10 degli investitori che hanno partecipato al contest sono riusciti a battere il mercato. Un mercato che, ricordiamo, nel 2023 ha regalato grandi risultati, perché lo Standard & Poor's è cresciuto di più del 20%, il 26%, ma anche il FTSE MIB nostrano è cresciuto. Insomma, tutti gli indici sono cresciuti. Se vogliamo proprio dirla tutta, il fatto che molti investitori abbiano utilizzato i 10.000 euro regalati da me, virtualmente ovviamente, per investire su titoli americani, quindi per investire in dollari, li ha leggermente penalizzati, perché come sappiamo la nostra moneta, l'euro, si è leggermente rafforzata rispetto al dollaro nel corso del 2023, ma non è stato un grande movimento e quindi questa penalizzazione non è stata eccessiva. Quindi come hanno fatto questi investitori ad raggiungere questi risultati così eccezionali? Ma il segreto c'è, secondo me, magari lo vediamo alla fine. Però andiamo a vedere effettivamente quali sono stati i risultati. Non perdiamoci in inutili giri di parole. Andiamo a vedere, partiamo subito da Lorenzo, di Investire in Borsa, Caccia di Dividendi. È uno dei 4 investitori che non ha battuto il mercato. Quindi Lorenzo ha deciso di investire i suoi soldi su PayPal. PayPal purtroppo nel 2023 non è andata bene. Capisco perfettamente la logica, no, che aveva portato Lorenzo a investire in questa azienda. Lorenzo, tu sei un investitore da dividendi, PayPal non è un'azienda da dividendi. Consiglio personale, l'anno prossimo punta su un'azienda da dividendi che magari potrebbe darci risultati migliori. Lorenzo, di Investire in Borsa, Caccia di Dividendi, ha trasformato i 10.000 euro affidati in 8.080 euro. Allora, non ti do più una lira. Scherzi a parte, Lorenzo continua a partecipare, tanto sono soldi virtuali, quindi insomma sei libero di fare le tue prove. Massimo Cirignotta invece ha puntato su un'azienda dell'healthcare, del farmaceutico, molto interessante, si chiama Vertex. Ho visto anche che i risultati nel corso di un periodo più ampio sono sempre stati brillanti di questa impresa, quindi sicuramente un'impresa da approfondire che non conoscevo, che grazie Massimo per avercela presentata. Più 37% per Massimo, risultato molto interessante, 10.000 euro trasformati in 13.700 euro, grande Massimo, bellissimo risultato, più 37% ti fa onore. E veniamo all'altro grande investitore, Pasquale Riganello. Pasquale Riganello, top youtuber, amico anche per inciso, ma insomma, Pasquale Riganello ha deciso di dividere il suo capitale in 5.000 euro su Realty Income e 5.000 euro su Apple. Ma perché l'hai diviso, Pasquale? Ma potevi puntare su una roba sola, vabbè, vabbè. Va bene così, Pasquale, i tuoi 10.000 euro sono comunque cresciuti meno del mercato, quindi non hai battuto il mercato, più 18%, da 10.000 sei andato a 11.800, perché non hai battuto il mercato? Soprattutto per la performance negativa di Realty Income, avevi previsto che i REITs, il mercato che tanto ami, sarebbe andato meglio nel 2023, invece vediamo ancora un po' di criticità sull'immobiliare e sull'investimento in real estate. Insomma, Apple invece è una garanzia, devo dire la verità, hai fatto una scelta un po' facile, o ti voglio più aggressivo, un solo titolo però per il 2024, Pasquale, e complimenti ancora per quello che fai su YouTube. Andiamo a vedere chi è un ulteriore partecipante. Il nostro amico Karim. Karim ha puntato tutto così nei commenti, si è sbilanciato poco, avrei forse se avessi partecipato, però vabbè, noi abbiamo deciso di considerarlo. Quindi il nostro amico Karim Meri, grandissimo youtuber, bravissimo informatico, programmatore, persona poliedrica, ovviamente se non lo seguite, se non seguite diciamo quelle persone che hanno partecipato, ovviamente seguite i loro canali, vi lascio il link in descrizione. Karim Meri ha trasformato i 10.000 euro affidati investendo in EQQQ, quindi in ETF che investe nel Nasdaq, quindi nei titoli tecnologici del Nasdaq, in 14.653 euro, quasi 15.000 euro per Karim, insomma 5.000 euro di guadagno, mica male, Karim, grande, complimenti, se avessi investito realmente avresti fatto un bel guadagno. Ma andiamo a vedere chi è un ulteriore partecipante. Luca Di Scacciati. Luca Di Scacciati mi ha mandato un video molto breve, molto sintetico e perfetto. Mi ha detto: anno 2023, l'anno dell'intelligenza artificiale, investo su Microsoft. Microsoft ha guadagnato il 50% nel 2023, ha sicuramente avuto una bella performance. Quindi i 10.000 euro di Luca sono diventati ben 15.000 euro, più 50%. Complimenti, Luca.
Devo aggiungere che però, visto che avevi beccato il trend dell'intelligenza artificiale, avresti potuto dirmi Nvidia e avresti avuto sicuramente una performance diversa e probabilmente avresti anche vinto il contest. Vabbè, ti aspetto anche a te nel 2024, insomma, mandami il video con la tua previsione per il 2024. Sicuramente continuerai a fare bene. Andiamo a vedere chi è un altro partecipante. Francesco Castellano. Ai 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 Francesco. Francesco Castellano ha fatto la previsione più azzardata di tutti, devo dire la verità, una delle più azzardate di tutti. È sicuramente andato a trovare dei titoli sconosciuti, delle micro cap, due micro cap tra l'altro, ha deciso di dividere il suo patrimonio in due, in Ezia e in Polish.com, due titoli che sono andati veramente male entrambi, avevano dei problemi nel 2022, quindi Francesco ha deciso di puntarci in un'ottica, voglio dire, di modifica di quello che era stato il trend del 2022, di cambiamento, ha trovato dei motivi fondamentali che secondo lui potevano portare a un cambio di rotta, ha ovviamente voluto rischiare, quindi strategia da non seguire, ma per una piccola parte del capitale in un'ottica fan assolutamente comprensibile l'approccio di Francesco. Francesco Castellano è riuscito a trasformare i 10.000 euro affidati in 5.500 euro. Ai 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 Francesco, 45% di perdita per te, sicuramente non un bel andamento, ma vabbè, comprendiamo le ragioni e siamo certi che anche questa, diciamo, strategia di investimento di Francesco possa portare talvolta a buoni risultati. Tra l'altro, voglio dire, bisognerà vedere queste aziende anche come si evolveranno, quindi ovviamente l'orizzonte temporale di un anno non è mai sufficiente. Andiamo invece a vedere cosa ci ha detto Matteo Todeschi del blog investimi.com. Matteo, stranamente, perché voglio dire, non me lo aspettavo da lui, mi ha suggerito l'investimento in Ethereum. Non me lo aspettavo perché Matteo è un investitore altamente prudente, una persona pacata, per quanto sia giovane, quindi abbia tanto tempo davanti, quindi qualche azzardo ci sta anche nel suo stile di investimento. Matteo mi ha suggerito di investire in Ethereum in questi 10.000 euro, anzi ha investito i miei 10.000 euro affidatigli virtualmente in Ethereum, ha avuto una performance ovviamente importante, più 85%, 10.000 euro si sono trasformati in 18.500 euro circa. Grande Matteo, più 85%, ovviamente se avessi previsto Bitcoin, se avessi scelto Bitcoin avresti avuto un risultato ancora più alto, però hai beccato il trend delle cripto, ovviamente andando in controtendenza rispetto a quello che era successo nel 2022, ottima scelta. Andiamo poi a vedere invece cosa ha fatto l'amico Sebastian di primo. Sebastian ha deciso di andare a fare una scelta iperdifensiva, si aspettava probabilmente un ribasso o comunque un andamento non brillante del 2023, infatti nelle sue argomentazioni al video parlava di recessione per l'Europa, parlava di un possibile, secondo lui, apprezzamento del dollaro, tutte cose che non si sono verificate o quantomeno, insomma, non si sono, sicuramente i mercati non hanno riflettuto queste sue previsioni. Questo ETF è comunque andato abbastanza bene, ha registrato un più 6%, quindi 10.000 euro affidati a Sebastian sono diventati 10.600 euro. Vabbè, scelta super prudente, Sebastian probabilmente veramente pensava che i mercati andassero male, quindi con questa scelta difensiva di potersi proteggere, Sebastian riprova. E se ti posso dare un consiglio, lo spirito di questa avventura non è quello di vincere, ma insomma è quello un po' di osare. Osare come ha fatto Francesco Casarella. Francesco Casarella, ai ai ai, Francesco, vedremo alla fine perché ti dico ai ai ai. Francesco Casarella ha fatto un bel più 180%, anche di più, insomma. Francesco Casarella ha deciso di puntare tutto su Meta. Meta che era stata, secondo lui, sulla base dei fondamentali, eccessivamente penalizzata nel 2022 e ha avuto ampiamente ragione. Ha avuto ampiamente ragione perché il titolo di Mark Zuckerberg ha avuto un'esplosione nel corso del 2023. Quindi bravo Francesco, hai fatto più 180, ti ho affidato 10.000, me ne hai portati 28.000. Ma veniamo alla previsione più importante, quella che avevo fatto io, ovviamente, Giovanni Come. Io avevo deciso di puntare i miei soldi su un titolo tecnologico anch'io, quindi Spotify. Spotify ha avuto una performance anch'esso record nel 2023, quindi i miei 10.000 euro sono diventati ben 22.000 euro. Bravo Giovanni! Vorrei ricordarvi che nel 2022 avevo puntato tutto su Twitter vincendo il contest, quindi voglio dire, non so che chi si loda si imbroda, non c'è due senza tre, però vabbè, insomma, nel 2024 vedremo se riusciremo a ripeterci. Facendo un piccolo recap, voglio dire, solo degli andamenti migliori, la classifica per il 2023 si chiude quindi con la vittoria di Francesco Casarella, che con il suo 180%, con la scelta di Meta, assolutamente ha sbaragliato tutta la concorrenza. A secondo posto Giovanni Come, applausi, applausi.
E al terzo posto, applauso meritato anche per Matteo Todeschi con la scelta di Ethereum, il più 85%. Assolutamente, è stato un contest divertentissimo in cui 6 investitori su 10 hanno battuto il mercato, quindi un rendimento assolutamente importante. Perché 6 investitori su 10 però hanno battuto il mercato? Perché abbiamo deciso un po' tutti di puntare su titoli tecnologici, siccome dire, il benchmark di riferimento, lo Standard & Poor's 500, ovviamente, avendo puntato tutti su titoli del Nasdaq, più o meno, abbiamo chi ha puntato tutti del Nasdaq ha in gran parte sovraperformato quello che è lo Standard & Poor's 500. È stato un anno facile in cui fare risultati positivi è stato semplice. I 100.000 euro affidati ai 10 amici investitori sono diventati quasi 150.000 euro, quindi top, importante. Il nostro fondo sarebbe cresciuto quasi al 50%, un risultato eccezionale. Un risultato che però vedremo negli anni se sarà ancora prevedibile, sarà ancora replicabile. Insomma, vi aspetto anche nel 2024 con questa sfida. Ho già chiesto ad alcuni amici investitori di mandarmi i loro video di previsione del 2024. Se vuoi partecipare, mandami un video. Ti lascio un link nel commento con il mio indirizzo di posta dove puoi mandarmi il video. Mi raccomando, sommergetemi di video. Tutti gli amici investitori, le regole restano sempre le stesse. 10.000 euro investiti al 1 gennaio del 2024 e poi andremo a vedere al 31-12 del 2024 come sono comprati questi titoli. Titoli, potete anche mettere una cripto, però per favore scegliete un titolo per persona, non portafogli complessi, ecco. Titoli italiani, americani, di ovunque, non ci sono limiti, non ci sono limiti alla capitalizzazione, non ci sono limiti alla fantasia. Ti aspetto nel 2024, aspetto il tuo video e aspetto soprattutto di vincere ancora questo contest. Quest'anno sono arrivato secondo, Francesco, sono molto arrabbiato. Ciao a tutti e al prossimo video, Giovanni.